chiamo per quello che riguarda il Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica, il professor Guido Proietti, che in realtà non è proprio un delegato prevalentemente, ma è proprio il direttore. Quindi loro hanno, come dire, incaricato, il dipartimento ha incaricato il direttore della presentazione, anche perché è un altro dei dipartimenti, è uno dei dipartimenti che ha rimodulato molto l'offerta formativa. Quindi in questo caso il direttore è stato, come dire, cooptato per questo tipo di attività. Allora, buongiorno a tutti. Come diceva il professor Giansanti, mi chiamo Guido Proietti e sono il direttore del Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica. Diciamo, ho impostato la presentazione per cercare di innanzitutto farvi conoscere il nostro dipartimento, dopodiché vi illustrerò un po' più nel dettaglio l'offerta formativa. Però effettivamente il mio obiettivo primario è in sostanza avvicinarvi a quello che è il mondo universitario, in particolare alla realtà dipartimentale di un'università. Il DSIM, come vedete dal nome, è una, diciamo, struttura complessa perché potremmo definirlo un ecosistema all'interno del quale si incontrano tre aree culturali, diciamo, di primaria importanza, ovvero sia l'ingegneria dell'informazione, le scienze dell'informazione o informatica e la matematica. Abbiamo un motto: cerchiamo risposte a sempre nuove domande, perché innanzitutto nel nostro dipartimento ci si pongono domande, si affrontano sfide complesse e per l'appunto si riescono a dare risposte attraverso l'interazione fra queste tre anime del dipartimento. Diciamo, meglio di tante parole, potrei in qualche modo dire che il nostro dipartimento è riassunto dalla figura di un eminente scienziato, Alan Turing, al quale abbiamo dedicato l'edificio che ospita il nostro dipartimento. Alan Turing è stato un matematico, un informatico, un ingegnere dell'informazione e sostanzialmente, per chi lo conosce, Alan Turing è stato il leader del gruppo di ricerca che si occupò della decriptazione del sistema Enigma, quello utilizzato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale per appunto il trasferimento di informazioni segretate. Perché, diciamo, la figura di Turing è così eminente per il nostro dipartimento? Perché effettivamente l'impresa di Turing ebbe successo e questo poté accadere soltanto perché si misero insieme elementi che non restavano confinati soltanto all'interno del loro ambito culturale, ma per l'appunto dialogavano tra di loro e queste menti erano menti di matematici, di informatici e di ingegneri dell'informazione. Questo condusse, diciamo, alla costruzione di un macchinario, Colossus, che riuscì a decriptare Enigma, ma la costruzione di questo macchinario non fu soltanto un'opera altamente ingegneristica, fu anche, diciamo, l'avvio della moderna scienza dell'informazione e anche ovviamente della crittografia, che è uno dei, diciamo, dei campi più importanti della matematica. Quindi questa impresa della Seconda Guerra Mondiale per noi è un motivo di ispirazione perché cerchiamo poi di replicarla nel nostro piccolo in tutte le sfide, diciamo, del quotidiano. Effettivamente, volendo riassumere in pillole quelle che sono le tre anime del dipartimento, quelli che sono gli obiettivi delle tre anime del dipartimento. Per l'ingegneria dell'informazione è importante trasformare le idee in realtà. Per l'informatica, affrontare sfide legate alla trasformazione digitale, una delle questioni, diciamo, più per così dire, attraenti per il professionista del domani. Per la matematica, il linguaggio attraverso cui interpretare l'universo. È un po' aulica come definizione, ma come capite bene, la matematica è la regina delle scienze perché è il linguaggio universale attraverso il quale poi riusciamo a far dialogare tra di loro tutti gli ambiti di ricerca e applicativi del settore scientifico-tecnologico.
ok? Quindi vi voglio avvicinare al DSIM attraverso questo percorso, per così dire, incrementale. Vi ho detto che siamo fatti da tre aree. Che cosa fanno queste tre aree? Innanzitutto fanno la cosiddetta Blue Sky Research. Che cos'è la Blue Sky Research? Qui vi racconto un altro piccolo aneddoto. Diciamo, alla fine dell'Ottocento, quando si stava, diciamo, nella piena era della rivoluzione industriale, un politico ebbe a dire, nel momento in cui doveva investire delle risorse, ebbe a dire: non mi interessa il motivo per il quale l'erba è verde, d'accordo? Diciamo, questa frase ispirò uno scienziato a cercare di capire perché il cielo era blu. Quindi, sì, io faccio tutto a posto. Continuo. Se c'è qualcuno. Vado al vivo, fanno le domande. Continuo. Quindi ispirò uno scienziato a scoprire perché il cielo era blu. Apparentemente è una domanda, come dire, diciamo, esoterica o perlomeno oziosa. Invece non fu così, perché lo scienziato scoprì esattamente il motivo per cui il cielo era blu, motivato appunto da questioni legate allo spettro della luce, e questa scoperta ha consentito poi di anni dopo, e anche decenni dopo, e tutt'oggi, quindi a distanza di più di un secolo, ha consentito di generare conoscenza in molti ambiti lontani da quella che poteva essere la domanda iniziale. Per esempio in biomedicina, dove poi lo spettro elettromagnetico è utilizzato per molte applicazioni in campo biomedico. D'accordo? Quindi non bisogna spaventarsi del porsi domande, diciamo, presumibilmente oziose o la cui risposta non ha un immediato impatto applicativo. Affatto. Questo, diciamo, è uno dei nostri, insomma, diciamo, è uno degli elementi che ci ispira. Porci anche domande le cui risposte possono avere un impatto fra qualche anno. E in particolare, diciamo, stiamo lavorando in questa direzione perché, come sapete, diciamo, in questa fase storica c'è una criticità anche legata alla transizione energetica e digitale. Quindi molti dei temi legati alla transizione energetica e digitale sono in via di sviluppo, e addirittura la realtà tende a superare quelle che sono le ricerche di laboratorio. Quindi questa è una questione che ci vede molto attivi, perché le tre anime del Dipartimento ovviamente hanno un ruolo da protagonisti in questo, diciamo, momento di transizione. Pensiamo in grande, e un'altra cosa alla quale ci dedichiamo assiduamente è progettare, ma anche sognare, la città del futuro. L'ingegneria dell'informazione, l'informatica e la matematica entrano prepotentemente in una serie di progetti finanziati sia dal Ministero ma anche dall'Unione Europea, che guardano a quella che sarà la città del domani. Ovviamente, più in generale, ingegneria dell'informazione, informatica e matematica si incontrano nella teoria e nelle applicazioni. Quindi con questo spero, diciamo, di avervi dato un quadro, per così dire, introduttivo di quella che è la collocazione culturale del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica. Ora passo a descrivervi un pochino più dettagliatamente chi siamo e che cosa facciamo. Allora, il nostro Dipartimento annovera 113 tra docenti e ricercatori nelle tre aree che appunto lo caratterizzano. In particolare, nel nostro Dipartimento ci sono 39 tra professoresse e professori ordinari, 28 fra professoresse e professori associati, 11 ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato,
16 ricercatori e ricercatrici di tipo A e 19 ricercatori e ricercatrici di tipo B. Quindi abbiamo un complesso di personale docente che, come vedete, è ben distribuito sui vari livelli della docenza, questo anche a caratterizzare, diciamo, la struttura, per così dire, aperta del nostro dipartimento. Abbiamo 24 aree di ricerca che vanno da quelle classiche della matematica, l'algebra, la geometria, l'analisi matematica, la crittografia, la fisica matematica, la ricerca operativa, l'analisi numerica, quelle classiche dell'informatica, l'intelligenza artificiale, l'ingegneria del software, gli algoritmi e la complessità, i big data. Molti di questi temi sono a cavallo tra l'informatica e l'ingegneria dell'informazione. Poi alcuni temi più propriamente specifici dell'ingegneria dell'informazione, che si caratterizza, diciamo, da questo punto, si distingue da questo punto di vista dall'informatica propriamente detta, perché si rivolge a tutta l'ampia gamma di questioni legate alla progettazione di strutture, diciamo, di sistemi per il trattamento dell'informazione. Quindi abbiamo per esempio il 5G in ambito delle comunicazioni, gli embedded systems, la cyber security, il veicolo elettrico e molto altro. Un'altra cosa che mi piace sottolineare sono le relazioni internazionali del nostro dipartimento, che è assolutamente, per così dire, all'avanguardia da questo punto di vista. Siamo un polo internazionale riconosciuto per l'insegnamento e la ricerca nelle aree che caratterizzano il nostro dipartimento, e abbiamo sostanzialmente non soltanto decine di convenzioni con atenei stranieri, ad esempio proprio per i progetti di mobilità Erasmus, ma anche moltissime convenzioni strutturate per il rilascio di titoli doppi o congiunti con gli altri atenei. Quindi non parliamo soltanto di una mobilità come quella Erasmus, che è limitata a un periodo di 3 o 6 mesi, parliamo di percorsi di studio che sono condivisi tra atenei. Quindi, ad esempio, nelle magistrali un primo anno si fa da noi, un secondo anno si fa in un altro ateneo, e alla fine del percorso viene rilasciato, ad esempio, un titolo doppio o addirittura congiunto, quando per titolo congiunto intendo dire che i due atenei all'unisono rilasciano un unico diploma di laurea. Questo nei percorsi di laurea magistrale. Quindi immaginate quanto lavoro c'è comunque dietro questo tipo di progettazione dei percorsi di studio, perché bisogna coordinarsi ovviamente con atenei di altre nazioni, che ovviamente tendenzialmente hanno comunque un sistema formativo non diametralmente opposto al nostro, però che contiene delle differenze. Quindi c'è un lavoro grandissimo dietro, vi assicuro. Prima di passare all'offerta formativa vera e propria, vi voglio anche, diciamo, citare il fatto che anche il nostro dipartimento, come d'altra parte quelli che ci hanno preceduto e quelli che ci seguiranno, si vanta di avere degli awards, dei riconoscimenti per l'attività di ricerca che svolge. Questo perché il nostro ateneo è un ateneo che comunque punta all'eccellenza da un punto di vista della didattica e della ricerca. Quindi i dipartimenti fanno un grande sforzo per distinguersi, e in particolare, diciamo, nel nostro dipartimento abbiamo avuto dei riconoscimenti importanti nel cosiddetto Shanghai Aruo Ranking, che è un ranking tra i più importanti internazionali, e in particolare la matematica di Univa, che è al 10° posto in Italia e nella fascia tra la 151esima e la 200esima posizione nel mondo. L'ingegneria dell'automazione, che è uno dei percorsi che prevediamo nei nostri corsi di studio, è addirittura tra le prime 100 nel mondo. Quindi questi sono riconoscimenti dei quali ci vantiamo. Da un punto di vista, senza entrare nel dettaglio, da un punto di vista più squisitamente legato all'attività dei singoli,
vi voglio menzionare il fatto che il nostro dipartimento ha ricevuto svariati premi di Best Paper Award, che sono quei riconoscimenti che vengono dati a specifiche pubblicazioni in conferenze di prestigio internazionali. Voglio sottolineare inoltre, appunto, che il nostro dipartimento cura molto l'interdisciplinarietà dei propri corsi di studio, nonché il fatto che, come dicevo prima, poiché abbiamo delle fortissime relazioni internazionali, cerchiamo anche di offrire dei corsi di studio interamente in lingua. Inizialmente questo può apparire come un ostacolo, ma in realtà è un grande vantaggio, soprattutto per chi si affaccerà alla fine del percorso delle lauree magistrali in un mondo del lavoro nel quale inevitabilmente ci si dovrà confrontare su un parterre internazionale. Abbiamo collaborazioni con decine di centri di ricerca di rilevante valore internazionale e in particolare voglio citare il fatto che abbiamo una stretta connessione con il GSSI, che è la scuola di dottorato che menzionava prima il collega due presentazioni fa, che è qui all'Aquila. Abbiamo due centri di eccellenza dentro il nostro dipartimento, che sono il DUSE e il centro Exemerge, che si occupano, diciamo, di sistemi embedded e di veicolo elettrico, per dirlo in parole molto sintetiche, ma anche di molto altro. E abbiamo rapporti consolidati con centinaia di imprese, come capite bene. Public engagement è un'altra questione importante, un termine forse un po', diciamo, misterioso, però è una delle sfide dell'università del domani. L'università si deve aprire non soltanto diciamo ai propri studenti o alle proprie collaborazioni scientifiche, deve anche entrare prepotentemente nella società, quindi fare formazione continua. Questa è una, diciamo, delle sfide più importanti per noi, sulla quale sfida siamo molto attivi, perché crediamo che sia importante, appunto, dare un contributo diretto di cosiddetta terza missione verso la società, cioè ad esempio favorire attività di creazione di impresa. Va bene? Concretamente, da un punto di vista dell'offerta didattica, abbiamo tre lauree triennali che, guarda caso, sono denominate esattamente come le tre anime del nostro dipartimento: l'ingegneria dell'informazione, l'informatica e la matematica, e abbiamo 8 lauree magistrali: la data science applicata, l'informatica, l'ingegneria informatica, l'ingegneria delle telecomunicazioni, advanced technologies and services, l'ingegneria dell'automazione, control systems and automation engineering, l'ingegneria matematica, la mathematical modeling e infine la matematica. Adesso, diciamo, vado oltre, perché rapidamente vi dico che, a parte i percorsi di laurea, per chi vorrà proseguire abbiamo anche 3 corsi di master: un master di primo livello in mobile web technologies, cioè alla fine della triennale, dura un anno; 2 master di secondo livello, cioè dopo la laurea magistrale, anch'essi durano ciascuno un anno; 1 in emergency management of civil protection, quindi gestione dell'emergenza in protezione civile, e 1 in official of prevention and emergency management, correlato ma, diciamo, con obiettivi più legati, appunto, alla gestione, alla questione gestionale dell'emergenza. Abbiamo inoltre 2 percorsi dottorali, ovvero sia il PhD Program in Information and Communication Technology, ICT, che è quello che in un certo senso è lo sbocco naturale per i corsi di studio, per i corsi di laurea magistrale in ambito informatico ed ingegneria dell'informazione, e inoltre il programma, diciamo, il PhD Program in Mathematics and Model, che, come capite bene, invece è più collegato con i percorsi di laurea magistrale di area matematica. Poi alla fine vi darò anche una slide, diciamo, riassuntiva, in cui vi farò vedere meglio, o perlomeno graficamente, quali sono i percorsi del nostro dipartimento.
Una cosa su cui vi voglio, diciamo, richiamare l'attenzione è il fatto che il nostro dipartimento, ma di nuovo voglio in questo caso dire che è una questione in un certo senso di tutto il nostro Ateneo, riceve delle ottime valutazioni da parte degli studenti. C'è un'attenzione quotidiana alle esigenze degli studenti che va oltre il semplice svolgimento della lezione in aula. Cerchiamo comunque di renderci disponibili anche al di fuori del momento d'aula. Quindi abbiamo sostanzialmente, come vedete, in una scala che va da 1 a 4, queste sono le valutazioni dei singoli corsi di studio, siamo tutti, diciamo, ben oltre la soglia del 3, quindi verso l'alto. Adesso cercherò rapidamente di darvi, insomma, un sunto di quelle che sono le tre macro aree e quindi dei percorsi di studio che offrono, poi andrò verso le conclusioni. Allora, ingegneria dell'informazione, partendo dall'ingegneria dell'informazione, è un percorso formativo coinvolgente che ha una solida laurea triennale, perché come ogni laurea in ingegneria innanzitutto pone delle forti basi legate alla matematica, alla fisica e sostanzialmente anche ad alcuni argomenti, diciamo, per così dire, di competenza comune dell'ingegnere, per consentire poi di accedere alle competenze più avanzate in ambito ICT, proprio perché poi le nostre lauree magistrali in ambito ingegneria dell'informazione si sviluppano in tre percorsi, in tre lauree distinte, come ho detto precedentemente, che al proprio interno hanno ulteriori percorsi che cercherò di riassumervi. Quindi abbiamo l'ingegneria dei sistemi di controllo e automazione, l'ingegneria informatica e l'ingegneria delle telecomunicazioni. Sostanzialmente, quindi, dopo che la laurea triennale in ingegneria dell'informazione vi dà una solida preparazione di base con insegnamenti comuni per i 2 anni e una preparazione specialistica del 3° anno per consentirvi in un certo senso già di incanalarvi sul percorso della magistrale che vi interessa, potrete, diciamo, appunto proseguire o con la laurea magistrale in ingegneria informatica, che prevede 2 curricula, uno in computer engineering e l'altro in information technology. Computer engineering, diciamo, è più a livello, se volete, della progettazione del sistema di calcolo, quindi è vicino al calcolatore. L'information technology è più un livello, diciamo, applicativo dell'informatica, quindi questo sempre per darvi una sintesi. La laurea magistrale in ingegneria delle comunicazioni prevede invece 3 curricula, tecnologie per internet e l'aerospazio, reti e servizi e telecomunicazioni applicate e gestione dell'ingegneria, engineering management. Quindi, come vedete, anche in questo caso avete un ampio spazio per seguire il percorso che più vi interessa. Infine, la laurea magistrale in ingegneria dei sistemi di controllo e automazione, che abbiamo istituito ex novo quest'anno, è nel, diciamo, appunto, nell'ambito dell'automazione e prevederà 3 curricula. Una è sull'ingegneria dei sistemi di controllo, l'altra è su intelligent systems, sistemi intelligenti per l'automazione e il controllo di sistemi energetici, quindi è legata all'energia. E infine il 3° curriculum è l'Electric Vehicle Propulsion and Control, quindi è legata al veicolo elettrico e autonomo, tra l'altro. Denominata EPICO, è un percorso internazionale, di uno di quelli che vi dicevo prima. Ovviamente la laurea in ingegneria dell'informazione e i percorsi magistrali si caratterizzano per il loro forte impatto da un punto di vista professionale e chiaramente abbiamo da questo punto di vista un'ampia possibilità di impiego subito dopo i percorsi di laurea, sia triennali che magistrali, con le relative iscrizioni agli albi degli ingegneri. Qui vado veloce, ma anch'io avevo questa slide importante per sottolineare il fatto che nell'ambito delle lauree in ingegneria industriale dell'informazione, quindi nel nostro caso dell'ingegneria dell'informazione, L'Aquila si piazza
nell'ultimo rapporto Censis, al secondo posto in Italia. Quindi queste quattro lauree che vi ho, diciamo, esposto sono al top assoluto in Italia. Questi sono i dati sull'occupabilità. Penso che ci sia poco da dire, cioè il 100% delle, questi sono dati Alma Laurea, quindi dati ufficiali, il 100% dei laureati magistrali di ingegneria di informazione a Univac a 5 anni di laurea lavora, quindi non ci sono assolutamente problemi di carattere lavorativo. E, un altro dato importante, il 93,8% dei laureati e laureati in magistrali in ingegneria di informazione, nell'ambito dell'ingegneria di informazione a Univac lavora nel privato, quindi chiaramente poi comunque l'obiettivo di una professione dell'ingegnere rivolta al privato è chiaramente mantenuto ad altissimi livelli di percentuali. Retribuzione mensile netta media delle laureate e dei laureati magistrali in ingegneria dell'informazione a 5 anni dal titolo e 8,3 è la soddisfazione espressa in una scala da 1 a 10 rispetto al lavoro, alla professione dei nostri ingegneri dell'informazione. Il secondo appunto ambito formativo è quello dell'informatica, dove sostanzialmente viene in qualche modo data una formazione ad ampio spettro su tutte le tematiche che sono proprie dell'informatica. Noi diciamo che diamo una formazione atta a sviluppare il pensiero computazionale. Insegniamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse a pensare in un'ottica di risoluzione dei problemi in modo automatico attraverso l'elaboratore. Quindi il percorso mira allo sviluppo del pensiero computazionale. Facciamo risolvere i problemi in modo automatico e ovviamente efficiente. Quindi la complessità non è un termine del quale diffidare, è esattamente quella che noi coltiviamo perché ci piace risolvere i problemi complessi in modo efficiente. Nel caso dell'informatica abbiamo un percorso di laurea triennale che ovviamente getta le basi per l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore dell'ICT, quindi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, mentre chiaramente per la laurea magistrale in informatica il percorso progredisce verso ambiti più avanzati dell'informatica stessa, per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di sistemi ICT complessi. Ok, quindi è una laurea che consente di lavorare operando a livello progettuale per lo sviluppo e sviluppo decisionale di tutte le aree dell'informatica e di innovare per sviluppare nuovi strumenti teorici per appunto risolvere in modo automatico problemi in svariati campi applicativi. Anche qui ovviamente sui dati occupazionali non mi soffermo perché, come capite bene, i laureati in informatica sono una risorsa preziosissima sul mercato, quindi siamo su percentuali elevatissime. La retribuzione media, come vedete, è in linea con quella precedente e anche la scala di soddisfazione per i nostri laureati è molto elevata. L'ultima parte della mia presentazione è dedicata, sarò breve, ma non posso, non descrivervi la matematica, che come vi dicevo all'inizio è la regina delle nostre discipline. I percorsi sono caratterizzati per una costante attenzione a che cosa? All'astrazione, cioè la capacità di ricercare verità universali e permanenti nella complessità dell'universo, all'applicazione, perché la matematica non è soltanto teoria, è anche sviluppo di modelli che consentono poi di gestire e anche trasformare la realtà, e inoltre ovviamente alla comunicazione, cioè raccontare l'universo e la società con un linguaggio che sia universalmente riconosciuto. I percorsi legati alla matematica sono una laurea triennale che ovviamente vi dà la formazione di base sull'algebra, l'analisi numerica,
la fisica matematica, la geometria e la probabilità, quindi come dire le materie di base della matematica. Poi abbiamo però tre percorsi magistrali a seguire, uno la laurea magistrale in matematica che quindi approfondisce il pensiero matematico nella direzione di quelli che sono diciamo gli argomenti più avanzati, se volete anche da un punto di vista professionale, la finanza, i big data, la crittografia, l'epidemiologia, le superfici minime, le equazioni differenziali alle derivate parziali, problemi di traffico e trasporto, didattica e comunicazione, quindi un ampio spettro di argomenti avanzati. Poi abbiamo un altro ambito che è quello più modellistico, in particolare quello della laurea magistrale in ingegneria matematica, dove la conoscenza avanza rispetto al calcolo scientifico e alle applicazioni e ai modelli matematici in biologia e medicina. L'altro rispetto alla modellistica matematica, dove abbiamo una grandissima interazione anche con altri ambiti extra matematici, quali ad esempio i modelli per l'oncologia, la fluidodinamica computazionale, processi decisionali in logistica, quindi come vedete un ampio spettro di possibili applicazioni della modellistica matematica. La matematica vi consente di lavorare, diciamo, con flessibilità, perché come vi ho detto ci sono tantissimi ambiti professionali nei quali il matematico o la matematica sono diciamo richiesti. Adattabilità, questo è un altro elemento importante. Studiando matematica avete acquisite padronanze che vi consentono poi di risolvere problemi anche lontani da quelli che avete studiato durante il corso di studi, perché avrete una tale flessibilità che vi consentirà di adattarvi a ogni situazione. Anche qui vado veloce perché il tempo si è ormai esaurito e quindi diciamo vi posso ripetere che anche in questo caso l'occupabilità è su standard elevatissimi e il voto medio di soddisfazione anche qui è sopra l'8, quindi abbiamo diciamo un'ampia soddisfazione da parte dei nostri laureati. L'ultima cosa, poi veramente concludo, oltre questi percorsi che vi ho presentato abbiamo un percorso diciamo interdisciplinare che potrebbe comunque essere di interesse per alcuni di voi, la laurea magistrale in Applied Data Science. Ho scritto intercettare il cambiamento perché effettivamente è una delle lauree che negli ultimi anni sta acquisendo sempre maggiore attrattività, perché chiaramente i big data hanno richiesto uno sviluppo di competenze nella scienza dei dati per chiaramente individuare strade, gestire ed interpretare i dati, creare nuova conoscenza e valore, migliorare e creare nuovi processi e prodotti. Abbiamo due percorsi formativi, in Data and Life Science, scienza della vita e dei dati, e in Data and Business Analytics, che è più relativo per l'appunto ai processi di business, quindi un percorso, se vogliamo, più spostato verso il mondo finanziario aziendale. Questa è diciamo la slide che vi dicevo riepilogativa, come vedete dalle tre lauree triennali si può progredire nelle lauree magistrali che vi ho presentato. Chiaramente per esempio sulla Applied Data Science le frecce pervengono da tutti e tre i percorsi di laurea triennale, perché è una laurea per l'appunto interdisciplinare. I dottorati seguono naturalmente quello che vi dicevo all'inizio. Queste sono tutte le attività di orientamento del nostro dipartimento. Non ho purtroppo tempo per soffermarmi, vi assicuro che è una delle questioni a cui diamo più attenzione. E, diciamo, vi dicevo all'inizio, oltre il momento d'aula, per noi è importante starvi al fianco durante il vostro percorso formativo, quindi abbiamo precorsi di matematica per le lauree triennali, corsi di recupero di matematica di base per le lauree triennali e abbiamo anche un corso pre-master per la laurea magistrale in matematica, diciamo in area matematica applicata. Un'altra cosa importante, abbiamo molti corsi di esercitazioni che
si affiancano ai corsi istituzionali per consentirvi comunque di recuperare magari competenze che all'inizio potreste non avere. Abbiamo 25 laboratori didattici di ricerca che spero visiterete oggi pomeriggio. Per chiudere, una frase di Virgilio: lasciateci migliorare la vita attraverso la scienza e l'arte. Penso che questo, diciamo, sia un messaggio importante. Studiare all'università significa entrare in un percorso in cui presumibilmente arriverete alla fine e la vostra vita sarà migliore di quella di quando siete partiti. Vi ringrazio, mi scuso veramente per aver sforato, però purtroppo... Vabbè, grazie per la presentazione e ovviamente, ragazzi, avete capito benissimo l'importanza di questa tecnologia. Ricordatevi sempre che l'informatica e tutte le materie STEM sono un po' le materie del futuro, quindi pensateci bene quando farete queste scelte per il vostro futuro. Grazie, professor Proietti.